Allora, buonasera, benvenuti. Vi dico subito come ci siamo organizzati, quindi rispetto ai soliti incontri, convegni, questa è veramente una cosa un po' più semplice e anche molto più amichevole, intanto perché presentiamo un cofanetto che ospita alcuni dei lavori fatti qui in casa della RAI, da colleghi, alcuni della RAI, alcuni esterni, ma che sono collaboratori storici, sono stati collaboratori storici di RAI Sicilia, quindi ci sentiamo in un momento di festa. E quindi rispetto alla scaletta che avevamo ipotizzato, in realtà faremo in tutt'altro modo, e cioè innanzitutto vi darà il saluto Orietta Sorgi, che è come dire, l'anima di questo progetto, che vi parlerà per pochi secondi, pochi minuti. Il dottor Pennino, che è il capo di gabinetto dell'assessore, del neo assessore ai beni culturali, e poi vedremo un filmato. Questo filmato è stato realizzato sulla base delle voci che voi avete nel cofanetto che vi è stato distribuito. Sono state montate con la copertura di alcune immagini, in parte tratte dal libro, in parte tratte un po', diciamo, dall'iconografia che abbiamo rintracciato sulla rete, e non solo. Pochi minuti per farvi immergere in questa atmosfera, e poi ci sarà modo di raccontare questo progetto e allo stesso tempo anche e soprattutto i contenuti, quindi gli autori, questi grandissimi quattro scrittori che sono stati nostri ospiti. Intanto faccio anche un saluto a tutti quelli che ci seguono, perché tutte le iniziative che vengono realizzate in questo spazio all'auditorium vengono trasmesse in diretta web sulla rete, e quindi chiunque potrà seguirle. Mi dicono di spostarmi, ma non mi sposto. Abbiamo chiuso qui. Chiedo a Orietta e al dottor Pennino di salire. C'è una scala. Ecco. La dottoressa Maria, oppure la direttrice del centro. Brevissimamente, Vai un po' più a centro. un brevissimo saluto per non togliere tempo ai due relatori, il dottore Scimè e il professor Antonio Buttitta, che sono stati testimoni di questa esperienza straordinaria che vide protagonista questi quattro intellettuali che, appunto, accomunati dal fatto di concepire la loro opera letteraria e poetica unitamente all'impegno civile. Il senso di questa nostra iniziativa è quello di restituire le loro voci, perché capita di vedere spesso, di leggere attraverso i loro testi scritti la loro produzione, ma è insolito che questi quattro personaggi, che sono morti ormai in tempi vicini e lontani, che possa crearsi la situazione in cui è possibile ascoltarli in modo incredibilmente vivo. E proprio per questo si tratta di un piccolo traguardo che è nato parecchi anni fa, almeno quasi un decennio, grazie alla generosità e alla lungimiranza di Salvatore Cusimano, che ha voluto condividere con noi questa esperienza di condivisione del patrimonio culturale conservato dentro le teche RAI. E noi le abbiamo, da parte nostra, le abbiamo sistemate, inventariate, catalogate in vista di un progetto più ampio che, appunto, voleva restituire tutto in un portale online, tutto questo grosso patrimonio culturale. Noi pensiamo che questo libro debba essere destinato alle scuole, soprattutto perché gli studenti apprendano le ragioni dell'ascolto e che capiscano, appunto, che attraverso la vita di questi quattro e le vicende esistenziali di questi quattro personaggi si aprono pagine di storia che a loro sono sconosciute, e quindi capiscano che vi sono dei modelli in cui, attraverso l'impegno civile, si offre questo modello di libertà assoluta, di essere scevri da ogni pregiudizio e da ogni servilismo ai luoghi comuni, al potere precostituito. Questo è il senso di questa nostra iniziativa. Io vorrei, prima di iniziare, che il dottore Pennino e la dottoressa Davi, che ha condiviso con me gli oneri anche burocratici e che sempre ci sono dietro ogni realizzazione dentro l'amministrazione di questi progetti, vorrei che portassero un saluto. Prima Gaetano e poi passo la parola alla dottoressa Davi. Buonasera.
Io sono qui per porgere esclusivamente un saluto, direi telegrafico, a nome dell'assessore Sgarlata, che in questi minuti ha dovuto recarsi urgentemente in assemblea regionale per compiti inerenti il suo incarico, e un saluto anche da parte del dirigente generale del Dipartimento, il dottore Gelardi. Io confesso di non aver avuto ancora il tempo né di leggere le note che si accompagnano ai CD e non ho avuto il tempo di ascoltare i CD. Però sono estremamente curioso e sono anche avido di accostarmi a voci di personaggi illustri di cui conosco la parola scritta, ma in rare occasioni mi è accaduto di ascoltare anche la parola parlata, resa sonora, che come sappiamo tutti accompagna tanti significati ulteriori rispetto alla parola scritta. E ringrazio naturalmente i responsabili del centro catalogo, la dottoressa Davì, la dottoressa Sorgi e anche altri colleghi che forse nel percorso di questo progetto hanno avuto anche qualche responsabilità per quanto riguarda la stesura e per quanto riguarda la conduzione dell'istituto in tempi precedenti a quelli attuali. Non li menziono tutti, di qui tra l'altro non vedo se ci sono tutti in sala o meno, ma insomma a loro va comunque Francesco Vergara sicuramente, e a loro va il ringraziamento per un impegno che, sia pure con una svolta di gestione, è proseguito. Naturalmente in particolare io ringrazio e mi congratulo per quel che fa con la dottoressa Sorgi, alla quale mi lega un rapporto di, diciamo, vicinanza anche in termini di formazione, e qui abbiamo il professore Buttitta che ha un po' seguito la formazione di molti di noi, e quindi anche a lui come relatore, al professor Cimè, altri relatori, va il segno della gratitudine mia e anche quella ovviamente dell'assessore. Dicevo, queste iniziative che la dottoressa Sorgi conduce sono a mio avviso tra quelle più importanti che l'assessorato realizza in termini di editoria, in termini di pubblicazioni, e restituiscono, soprattutto restituiscono a chi si accosta alla fruizione di questi prodotti, di queste pubblicazioni, materiali che sovente sono di difficile reperimento. E quindi questa è nella cifra di questa operazione che sta anche la pregevolezza del prodotto. E grazie soprattutto poi alla RAI, che insomma ha messo a disposizione la materia prima di cui si sostanziano questi CD, e che sono convinto potrà aprire le porte per tante altre iniziative e tanti altri accessi, per così dire, a questi archivi straordinari che auspicherei potessero essere ulteriormente sondati, ulteriormente messi a frutto con l'opera che il centro catalogo conduce. Quindi, nella convinzione di avere almeno davanti a noi un periodo di navigazione di governo sufficiente a poter potenziare queste iniziative, rinnovo e sottolineo i miei complimenti e concludo nuovamente portando il saluto dell'assessore e l'impegno che mi ha esplicitato per un'eventuale volta successiva a essere presente. Mi ha detto: avrei voluto tanto essere presente, ma ha ricevuto però una telefonata del presidente Crocetta pochi minuti prima e ha dovuto andare in assemblea. Quindi grazie e congratulazioni per l'iniziativa. Un saluto dalla dottoressa Davì e poi... Devo dire che è molto difficile praticamente presentare una delle realizzazioni del CRICD, ma questa volta lo è ancora in maniera particolare, perché il libro, il volumetto che contiene appunto anche i CD, è talmente ricco di sfaccettature
tocca tantissimi temi, soprattutto quanto parla di queste trasmissioni, di questi cicli di trasmissioni radiofoniche che già sono proprio dei prodotti, almeno li vediamo adesso, dei prodotti di nicchia, dentro cui si, come uno scrigno entrano altri fatti culturali estremamente importanti, importanti e di taglio sociologico, storico, artistico, naturalistico, quindi veramente... sono molto invidiosa di chi presenterà questo libro perché avrà tantissime cose da dire. Io come sempre appunto nelle vesti di dirigente del CRICD di solito mi occupo della parte burocratica, di quella che meno appare, che però per tanti versi è quella poi alla fine importante. Infatti se noi vediamo, siamo qui questa sera a parlare di questi contenuti, lo dobbiamo... Devo dire molto alla testardaggine della dottoressa Sorgi, perché veramente sono tanti i toppi, le complicazioni, i cavilli burocratici che veramente una avrebbe certe volte voglia di dire ma io non vado più avanti e mi fermo qui. Invece per fortuna non è così, come lei ci sono vabbè, la mia pazienza, io sono pagata per essere paziente e quindi non ho le spalle larghe, ma dico ringrazio quindi ringraziare lei, ringrazio tutti i colleghi perché appunto sono tutti impegnati e come lei ci sono tante altre belle realtà nel centro. Non voglio togliere altro tempo appunto agli interventi e ringrazio tutti della vostra presenza, grazie. Grazie, allora noi vediamo, vi ringrazio, vediamo subito questo filmato che è abbastanza breve però devo dire è molto interessante e poi Aldo Scimè, Nino Buttitta e gli autori soprattutto insieme con me e Orietta Sorgi discuteranno di questo libro. La RAI, Radio Televisione Italiana, sede regionale per la Sicilia, presenta La cultura e i suoi luoghi. L'intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo. Un programma di Loredana Caciccia e Sergio Palumbo. Buon pomeriggio da Loredana Caciccia e Sergio Palumbo. Per il terzo anno consecutivo, RAI Sicilia propone La cultura e i suoi luoghi. In questa nuova serie continuiamo il nostro incontro con poeti e scrittori siciliani e con intellettuali e artisti non siciliani messi a confronto in modo da avere un'interessante rassegna di opinioni e di giudizi sulla Sicilia e la cultura isolana. Ogni trasmissione prevede una conversazione con l'autore, testimonianze, interventi critici e letture di testi. La prima puntata dell'Intellettuale al Caffè è dedicata a Leonardo Sciascia. Vuole essere un piccolo omaggio all'illustre scrittore siciliano scomparso 2 anni fa. Ora, anche se Sciascia non è fisicamente vivo, continua ad esserlo nelle nostre coscienze. Io direi che il ruolo, così genericamente parlando, dell'intellettuale è sempre quello di stare all'opposizione. Comunque non assegnerei all'intellettuale ruoli particolari, perché sennò saremmo a forme di fascismo, di stalinismo. L'intellettuale faccia quello che vuole, insomma. A un certo punto si scoprirà che facendo quello che vuole è stato più impegnato di colui che predispone il suo impegno. Uno scrive e poi i giudizi spettano agli altri. E allora bisogna lasciare anche agli altri la libertà del consenso, del dissenso, delle definizioni. Uno scrittore non dovrebbe mai intervenire a correggere interpretazioni. L'insularità è un fatto. Gli uomini che vivono sulle isole sono un po' diversi di quelli che vivono, come diceva il mio amico Zancanaro, in terraferma. E la Sicilia ha avuto una stagione, direi, che non accenna a finire. Dall'unità ad oggi la letteratura italiana è in gran parte siciliana. Il dialetto tende a scomparire, su questo non c'è dubbio, ma d'altra parte voler conservare quello che deve morire è un'operazione un po' necrofila. Quindi se il dialetto deve morire, lasciamolo morire. Vuol dire che sarà studiato nelle università, conosciuto da pochi, insomma, però insorgeranno altri dialetti, altre forme di dialetto. Il destino del dialetto siciliano è quello della fine, non solo del dialetto siciliano, io dico della lingua italiana. Sono
sono lingue di piccole patrie che, ahimè, sono fatalmente destinate a scomparire, ad essere sopraffatte da altre lingue economicamente molto più potenti, ad essere inglobate in una sorta di esperanto astorico e insonoro, un linguaggio di plastica, un linguaggio senza radici, un linguaggio senza filologia. Sembra il destino di oggi. Io adesso non voglio dare un giudizio moralistico, ma dico che è questa la grande novità della nostra epoca, cioè la sparizione delle piccole culture, la sparizione delle piccole patrie e quindi la sparizione dei piccoli linguaggi. È successo nella storia tante volte, forse succederà ancora. Più che il destino del siciliano, mi preoccupa anche il destino dell'italiano. Quando si nasce in un'isola come la Sicilia, sono tanti i segni culturali che ci portiamo appresso sin dalla nascita, che il discorso parte sempre da lì, insomma, incominciare dalla lingua, alla storia, al modo d'essere siciliano, che è un modo d'essere particolare. Adesso questo senza mitizzazione, senza nessun compiacimento. Siamo o eravamo sino a ieri diversi, e Moravia ha fatto questo sillogismo. A una infelicità sociale corrisponde una felicità di tipo letterario, quantomeno narrativo. Se questo è il prezzo che bisogna pagare, veramente io preferirei, per conto mio, avere una felicità sociale più che avere una felicità letteraria. Bisognerebbe capire perché la Sicilia è così ricca letterariamente e è così infelice socialmente. La nostra esistenza quotidiana è una specie di scommessa e di illusione. Noi parliamo, stiamo giocando all'intervista in questo momento, sempre per ingannare la morte, per credere che la morte non esista, come se fossimo immortali, come se questa intervista dovesse poi rallegrare me che la do e lei che la riceve per una serie ininterrotta di anni. Invece saranno, non so, uno o due o non so quanti, mi auguro un pochino di più per me, ma insomma non sarà passato un secolo e tutto questo naturalmente sarà voce vuota che si perde qui in un nastro o altro, eccetera. Insomma, è inutile fare il calcolo, lei è siciliano come me, quindi possiamo sommare insieme le nostre visioni di questa nientificazione dell'essere, dei sentimenti, della vita e dei valori, per trovarci però poi di nuovo a ricostruirlo. Tempo, memoria e morte, ecco, la memoria come serbatoio e possibilità di recupero, in fondo come arma, unica arma che ci può aiutare nel tentativo di risuscitare in qualche modo il passato, perché noi moriamo istante per istante, perché solo la memoria in qualche modo conserva questa possibilità, quella che io chiamo il bis, la possibilità di rivivere. Ritengo che ognuno di noi vive in quanto ricorda. Il nostro essere è nient'altro che coincidente con la quantità della nostra memoria. La scrittura non è altro che memoria, anche quando è invenzione, perché io credo che in fondo i miei libri sembrano ricordi, ma in realtà sono fiabe. Il dialetto e tutti i dialetti nel mondo sono poesia, non soltanto il dialetto siciliano, ma anche quello veneto, quello romano. I dialetti in questo momento vanno indietro, ma verrà un momento che si avanzeranno, sboccheranno. Così è stato in Russia, del resto, anche nel periodo staliniano. Stalin ha abolito il russo in tutte le province. I giornali si pubblicavano in armeno, in turco. Questo va a favore di Stalin, che io odio terribilmente, perché quando ho saputo chi era Stalin e che cosa aveva fatto Stalin, ho detto che lo stalinismo è peggio del fascismo. In Italia ancora non c'è libertà assoluta, nel sud c'è la mafia, anche nel nord. Però c'è buona speranza, che le portano i giovani. Per i vecchi non c'è niente da fare, votano ancora mafia. Soffro e so che non c'è speranza. Non c'è speranza immediata. Ora l'intellettuale è distratto da tante cose, da tante preoccupazioni, anche di carattere economico. L'importante è non perdere la serenità, la tranquillità di giudicare e di vedere le cose. Questo è importante. Debuttito personalmente, io posso dire che guardo il futuro, non il futuro di 10 secoli a venire. Arrivo a capire appena il futuro che avremo tra 10 anni, 15 anni, 15 anni, buono. Poi non lo so, che cosa succederà non lo so. Io sono ateo, ero al fronte, ero ateo ma non riuscivo a liberarmi. Liberarsi dalla fede religiosa è una cosa così difficile, ragazzi, che non ve l'immaginate.
Quando voi altri siete convinti che Dio non esiste, cercate di toglierlo, di levarlo dal cervello, non ci riuscite. La vicinanza di Pierpaolo Pasolini mi ha liberato. C'era questa lotta interna, che io ero ateo, non riuscivo a liberare. Ma cosa vuole fare per i suoi prossimi 90 anni? Per i prossimi 90 anni io continuo a scrivere tranquillamente, la morte no, non ci penso, mi fa impressione. Verrà la morte, sarà un giorno bellissimo. Vieni, tranquillamente, perché ho goduto la vita. E la vita non potevo goderla se non c'era l'amore, è chiaro. Chiudiamo la puntata dell'Intellettuale al Caffè, dedicata a Ignazio Buttitta, con la voce del poeta. Ascolteremo infatti uno dei suoi più famosi componimenti, Conciavo Signori, dedicato al suo immaginario, ma forse agognato, incontro con Gesù Cristo. Conciavo u Signore, conciavo u Signore passata, e ci disse... Non t'affronte a camminare scauso. Era stanco, l'ossa arrosecate da camola, a tonaca sfardata, a vucca sicca, e cercava acqua. Faceva pietata a vedirlo, ma pensando, chiddo che ne fece, fu piacere di mettere no mondo e vedere a rubare, odiare, assecutare i denari e godere du male dell'auce. Vi dica la verità, non mi spuntò una lacrima. E faceva impressione. Un picciotto di 103 anni, bello, gavuto, ossuto, e l'occhio d'ova di palumba, figliate in tapaglia. Faceva impressione da tagliatura d'uomo che traseva in tuo cuore, cuvento duciato in tuo cuore, come lingua d'agnello in tamina d'amato. Ma pensando che ne feci, fu piacere di vedere ne sceppare l'occhio uno con l'altro, scorciare uno con l'altro, ammazzarne e cantare bannere di vittoria dei panzi di morte. Vi dico la verità, non mi spuntò una lacrima. Ci disse solo, meglio se non nasceva, non scendeva in terra e non moreva a croce. Non ci fosse niente, ci disse, né pampini e necciuri, e manco carne punciuta di lapi e manciata di vermi, fosse monente, neghi senza tempesta e senza tuoni e lampi in tuo cielo e terremoto in terra, niente. Era stanco, mi guardava e chiangia come un innocente cacciana o patibbo. Abbiamo trasmesso La cultura e i suoi luoghi, L'intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo. Un programma di Loredana Caciccia e Sergio Palumbo. Eccoci qua. Allora, Aldo. Sali da lì, no, gira da lì che qui è impegnativo. Sergio, prego, Loredana Caciccia. Ecco. Grazie, Orietta. Vieni anche tu. Accomodatevi. Prego, Aldo. Accomodati. Prego, accomodatevi. C'è posto per tutti, sì. Oh, anche per me. Allora, immagino che vi abbia emozionato ascoltare queste voci così lontane, diceva bene la dottoressa Devi, per certi versi quasi in parte dimenticate, perché un po', diciamo, la memoria soprattutto dei mezzi di comunicazione non è che li tenga in grandissima considerazione. Tuttavia ricordo, diciamo, che non solo ci manca questo tipo di pensiero, questo tipo di intellettuale, ma questo pensiero e questi intellettuali hanno illuminato decenni e decenni della vita siciliana, ci hanno aiutato a capire che cosa accadeva in momenti drammatici e terribili di questa terra. Io ho raccolto, per esempio, questo urlo di Leonardo Sciascia che disse della Sicilia: la Sicilia è irredimibile. E ricordo che un aggettivo in qualche modo serviva a spiegare più di 1000 articoli editoriali qual era lo stato d'animo di chi
stava vivendo il dramma dell'oppressione criminale in questa terra. Ora, io volevo, non hanno bisogno di presentazione, certamente, non ne ha bisogno il professore Buttitta, che è uno di quegli intellettuali che, appunto, dicevo, hanno illuminato questi 30 e passa anni, 40 anni di nostra vita siciliana. Non ne ha bisogno Aldo Scimè, che è veramente un monumento della RAI. Mi piacerebbe che un giorno lui potesse incontrare i colleghi più giovani per raccontargli che cos'è stato questo mestiere, che cos'è stato fare questo mestiere in maniera pionieristica alla RAI. Lui è stato il primo corrispondente del telegiornale, è stato un grande inviato, è stato autore della prima inchiesta sulla mafia che è stata trasmessa in radio e venne pubblicata integralmente da Allora, tanto aveva caratteri innovativi, ha vinto premi ovunque, insomma, quindi non li cito per non dimenticare le cose, altre, diciamo, cose anche abbastanza importanti. Poi Loredana Caciccia e Sergio Palumbo sono due colleghi. Loredana, che conosco da tanti anni perché lavoro in RAI da tanti anni, prima come programmista regista, appunto, e come programmista regista ha curato questo ciclo di trasmissioni come tantissime altre, insomma, era una presenza costante del periodo in cui la RAI aveva una struttura di programmazione ed elaborava, oltre che informazione, anche un programma, era sostanzialmente la RAI una delle palestre culturali più importanti della regione. E Sergio Palumbo è un critico letterario, giornalista della Gazzetta del Sud, che ha dedicato gran parte della sua vita al racconto della letteratura attraverso i suoi autori. E queste interviste, tutte le interviste che sono state registrate all'interno di questa trasmissione, erano interviste realizzate appunto da Sergio Palumbo. Nel cofanetto voi un po' potrete leggere la storia di questo recupero dei materiali. Una storia che è cominciata veramente tanti anni fa. Allora ricordo che c'era soprattutto, i nostri rapporti erano con Francesco Vergara, oltre che con Orietta Sorgi, con Gabriella Masi Ribaudo, colleghi che hanno cominciato piano piano a cercare tra montagne di bobine di orientarsi. Fate conto che queste bobine erano state in qualche modo tenute in un magazzino, sono circa 5.000 quelle che abbiamo isolato, di cui abbiamo una traccia ragionevole. Allora una nostra assistente, Eliane Scheri, ha affiancato appunto i due colleghi in questo lavoro certosino per cercare di comprendere cosa contenesse. Ed erano, e sono, perché sono ancora, sono custodite con grande cura, sono una miniera straordinaria di voce, di testimonianze, veramente un patrimonio ineguagliabile attraverso il quale è possibile ricostruire anche la storia della nostra terra. Questo materiale, do subito la parola ai nostri ospiti, questo materiale fra poco sarà avviato alla digitalizzazione, e come il materiale che potrete vedere, se volete, sul nostro portale sicilianonda.rai.it, realizzato, devo dire, grazie alla lungimiranza anche di un altro dirigente regionale, che credo sia in sala, Marco Salerno. Ebbene, tutto questo materiale video è stato reso ostensibile, disponibile per chiunque abbia una connessione in rete, e faremo lo stesso piano piano con tutti questi materiali radiofonici, perché per noi la parola è fondamentale per la nostra storia aziendale, ma anche per la nostra storia di cittadini. Detto questo, forse possiamo cominciare a parlare di questi documenti, che significa però soprattutto parlare di questi grandi uomini, no? Allora, chi comincia? Aldo? Aldo. Io, per la verità, sono piuttosto impreparato. Allora, avevo trovato uno scritto, un ricordo della RAI, eccetera, mi sembrava utile, e allora l'avevo portato, dico, sono tranquillo, leggo questa cosa. Ma adesso mi sento spiazzato, perché il tono di questo incontro spontaneo, eccetera, non consente, diciamo, una cosa elaborata, di maniera, diciamo così. E allora io non so come,
come rimediare. Rimedio. Questa fotografia che c'è dietro, c'era dietro le nostre spalle, che c'è ancora, l'ho creata io su un suggerimento di Elvira Sellerio. Elvira, siccome io dovevo fare delle cose, dice: guarda, dovresti fare, riunisci alla noce questi letterati, questi scrittori che abbiamo noi in Sicilia, li metti insieme e fai un'intervista con loro. Io ho raccolto questo invito, ho riunito i tre nella casa di campagna di Leonardo alla noce, Bufalino, Sciascia e Consolo. Erano felici, tre scolaretti in vacanza, felici poi oltretutto di assidersi alla mensa di Leonardo, il quale diceva che il libro è come il cibo, bisogna saperlo cucinare bene. E lui era un ottimo scrittore e un cuoco eccezionale. L'invito a pranzo in casa di Leonardo era un invito che tutti accettavamo molto volentieri. E lo accettavamo sia che lui fosse in campagna, sia che lui fosse a Palermo, sia soprattutto che lui fosse a Roma. Perché a Roma si raccoglievano una schiera di altri letterati desiderosi di incontrare Sciascia, ma soprattutto di pescarlo nella trattoria di Fortunato, dove Leonardo pranzava. E pranzare nella trattoria di Fortunato a Roma era effettivamente un vero e proprio godimento. Un godimento direi anche spirituale, perché era arricchito dal colloquio che c'era fra tutti quanti. E questo tornando a questo incontro, a questo vertice letterario di Sciascia, Bufalino e Consolo, ho raccolto la registrazione e forse ho sbagliato e mi scuso, avrei dovuto portarla qui. Perché no, esiste la registrazione, è sul nostro sito, quindi chiunque può vederla stasera. Benissimo. Tornando a casa. E vedrà le stesse sedie, la stessa posizione e quasi le stesse risate. Sì. E questo è quello che mi commuove, diciamolo pure. Beh, cambiamo discorso e io passo a quello che avevo scritto per voi. Ho cominciato a frequentare la radio italiana negli anni 40, poco più che ventenne. Era il tempo del giornalista Giacomo Gagliano e del suo notiziario siciliano, trasmesso, trasmesso in rete locale nelle prime ore del mattino. Gagliano era l'unico giornalista che lavorasse alla radio italiana, che allora aveva sede in Piazza Bellini e qualche tempo dopo in Via Certa. Giacomo Gagliano era stato chiamato a sostituire con il suo notiziario siciliano una trasmissione curata dagli americani sotto il controllo dell'AMGOT. Siamo quindi agli anni dell'immediato dopoguerra. Gagliano era un giornalista apprezzato con le funzioni di caporedattore del Giornale di Sicilia. Trovava però il tempo di dedicarsi al suo notiziario trasmesso dalla radio con l'assistenza del maestro Martucci e l'annunciatrice Maria Giacometti, che amava spesso arrivare in sede Rai vestita da Croce Rossina. Con la Giacometti, brava annunciatrice, c'era un'altra voce della radio, quella di Maria Davani, una dolcissima voce che realizzava il programma per i piccoli Fatina Azzurra. Fatina Azzurra, oltre che di nome, anche di fatto. Allora negli auditori di Piazza Bellini lavoravano come annunciatori Nina Nicosia, venuta da Catania, Paolo Crisanti, Toti Messina, Gianni Civino. Il primo direttore di Radio Palermo, succeduto a quella gestita dagli americani, fu Leopoldo Notarbartolo, un gentiluomo d'antico stampo, assistito da una segretaria, anch'essa elegante quanto intelligente, Maria Giaconia. Ad essi poi successe Russo, il dottore Russo. Tutti eravamo raccolti nella prima sede della radio italiana, allocata nell'antico palazzo di Piazza Bellini. Nel primo piano c'erano alcune stanzette per gli studi e un grande salone per l'uditorio,
dentro il quale un'ampia vetrata circoscriveva la saletta dei tecnici che curavano le registrazioni e la messa in onda. Scusate. Qualche anno dopo, per i miei buoni uffici con Franco Schepis, che dirigeva da Milano il telegiornale della RAI, il primo telegiornale, arrivò a Palermo una cassetta, il Nagra, un registratore portatile che qualche tempo dopo mi fu dato in consegna per la registrazione delle interviste che si realizzavano con la collaborazione dei tecnici, che voglio ricordare, Enzo Stallone, Giuseppe Vaccaro, Roberto Sodaro, con i quali uscivamo a turno per le registrazioni delle interviste. Inizialmente per queste registrazioni veniva usato un nastro della larghezza non maggiore di uno spillo. Il montaggio avveniva tagliando approssimativamente il filo da staccare con la forbice e legando i residui con un nodo stretto a mano. Così si depuravano le registrazioni di tutto quanto non era utile, al fine di rendere scorrevole l'intervista. Armati di Nagra e camionetta attrezzata, fatta per venire da Milano dal direttore della RAI Franco Schepis, uscivamo, tecnico e giornalista, all'avventura per le interviste che avvenivano realizzate nel corso del... Amici, più spontanei e sinceri di così non si può essere, veramente, come se fossi a casa mia, imbarazzato di ospitarvi. Vabbè, però questa è l'origine, insomma, di questa azienda che poi ha offerto l'occasione, diciamo, di fare tutte queste trasmissioni. Diciamo, è probabilmente un mondo che nessuno conosce, non si ricorda, insomma. Guardo. Continua così, poi diamo... Prego. Il luogo dell'intervista comunque si raggiungeva con qualche difficoltà. Armati di un pesante registratore che veniva portato a spalla dall'autista Orfanello, il quale guidava la macchina e poi ci aiutava reggendo questo registratore piuttosto pesante, che fortunatamente registrava molto bene. Queste difficoltà comunque non ci spaventavano, anzi ricordo un'intervista con lo scrittore John Steinbeck, arrivato in rada nel porto di Palermo con il transatlantico Rex. Lo raggiunsi in una cabina di prima classe, il cui oblò consentiva fortunosamente di collegare il microfono col tecnico fermo con l'attrezzatura di registrazione depositata sulla banchina del porto. Il difficile collegamento per la registrazione avveniva dunque tra il microfono collocato a 25 metri d'altezza nella cabina della nave e il tecnico con il registratore pronto sulla banchina. Uno sventolio di fazzolette significava a 5 secondi dal via puoi registrare. Un secondo sventolio dal basso rispondeva sono pronto, parla. Per l'intervista utilizzai alla meno peggio tutte le mie conoscenze dell'inglese conseguite in alcuni mesi di frequenza nel British Institute. Nella elegante e spaziosa cabina, Steinbeck assisteva divertito, aspettando pazientemente le mie domande poste in un inglese non proprio fluente, ma sufficiente perché lui parlasse dei suoi libri. Furore, Uomini e topi, appena usciti in Italia nella traduzione in inglese dall'inglese di Cesare Pavese. Particolare non trascurabile, appresi che Pavese, che aveva tradotto benissimo questi libri, non conosceva l'inglese, ma miracolosamente la sua traduzione risultò ineccepibile e rimase nelle varie edizioni dei romanzi. Appunto, Furore e Uomini e topi ebbero in Italia un grande successo editoriale, ma certamente non per merito della mia intervista. Ricordo che un'altra avventura nelle viscere di un'antica miniera, in una di queste gallerie, dove gli zolfatari lavoravano nudi, entrammo anche noi, percorrendo alcuni chilometri di queste gallerie, l'autista Orfanello portandosi sulle spalle un pesante registratore,
Nene Cavallaro, che faceva l'operatore, la macchina da presa, la cinepresa con le attrezzature, e realizzammo in fondo alla miniera una delle interviste che credo siano rimaste nella storia della RAI, diciamo, della RAI. Scusa Aldo, ti interrompo perché diciamo, volevo continuare questo ragionamento sui nostri, quindi come vedete il racconto della letteratura, un racconto antico. Volevo chiedere a Nino Buttitta se possiamo dire quanto erano importanti, non oggi, ma per la cultura di allora, questi, i protagonisti di queste interviste di Sergio Palumbo e Loredana Cascicia. Un signore, avvicina il microfono. Un signore che si chiamava Carlo, aveva due gravi difetti. Era ebreo ed era perfino comunista. Tra parentesi, il Capitale di Carlo Marx è stato pubblicato per la prima volta in questa città da un editore che si chiamava Sandron, quando questa città era la capitale culturale d'Europa. Remo Sandron. Basta ricordare la Duclos, 7.000 dipendenti aveva la Duclos, era la più grande fabbrica di mobili Liberty, che le disegnava Basile, no? Questa era Palermo. E di questa Palermo, di questa Sicilia, questi personaggi di cui stiamo parlando questa sera sono gli eredi legittimi. Quel Carlo di cui parlavo prima dice una cosa straordinaria: gli uomini fanno la storia e non sanno di farla. Cioè, intende dire che noi non abbiamo mai piena e reale consapevolezza di quello che stiamo facendo, e anche questa sera, poi lo dirò dopo, anche questa sera noi piena e totale consapevolezza di quello che stiamo facendo e dicendo non ce l'abbiamo. Io cercherò di aiutare, di aiutarci a capire. Allora, Orietta, Loredana, chi, o Loredana forse, ci racconti come... No, a chiedere... aspetta, allora lasciami concludere. Allora prego, prego. No, io pensavo che... No, continuiamo ovviamente perché... Ho già concluso. Allora. Avvicina il microfono. Mentre venivo qua, qualcuno ha detto, ma perché mettere assieme queste quattro persone così diverse? Perché effettivamente si tratta di quattro personaggi realmente diversi. E in realtà la diversità è solo un fatto apparente, perché questi personaggi, questi intellettuali, questi nostri grandi intellettuali, rappresentano la Sicilia in tutta la sua piena e totale realtà. E gli antichi, i greci, pensavano che questa fosse l'isola degli dèi. Pensa un po', che gente strana. Però Platone, che strano non era la zia Bettina o Donna Marcella. Platone quando sbarca a Siracusa dice una cosa straordinaria: ma quanto mangiano questi siciliani, non sembrano dèi. Cioè per Platone i siciliani erano dèi, ma solo per Platone. Goethe la pensava allo stesso modo. Quando Goethe dice qui c'è la chiave di tutto, sta dicendo questo, che questa è l'isola degli dèi, questo sta dicendo. Ma lo dice perfino Brodel, il nostro più grande storico del Mediterraneo, quando dice il Mediterraneo è un insieme di insiemi, la Sicilia ne è la metafora. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo questo. Cioè sta dicendo che la Sicilia è l'isola degli dèi. E questi personaggi, in realtà, a leggerli bene, a pensarli bene, sono i rappresentanti di questa divinità della nostra isola, malgrado tutto, la mafia e tutto quello che volete voi, ma malgrado tutto questa isola resta ancora l'isola degli dèi, come diceva Consolo, il teatro del mondo. Pochi di voi sanno che l'attuale direttrice della Guggenheim, la Guggenheim è la più grande galleria d'arte contemporanea del mondo, a New York,
La direttrice è la figlia di Mimmè Talomonte. Probabilmente qui c'è qualcuno che ha conosciuto Mimmè Talomonte, Aldo sicuramente. Bene, questa è andata a finire a dirigere la Guggenheim di New York. E ogni tanto, per nostalgia della terra di sua madre, mi telefona. L'altro giorno mi ha detto una cosa straordinaria. Siccome siete fortunati voi che vivete in un'isola dove si incontrano le sirene. Sta pensando alla sirena di Tomasi, no? Vedete, noi possiamo dire quello che vogliamo e possiamo anche dire che tutto sommato, quando ci convinciamo di vivere nell'isola degli dèi, siamo un po' strambi, un poco fuori dalla norma. Bene, vi dirò una cosa che vi deve fare riflettere. La casa editrice Sellerio, alcuni anni fa, ha pubblicato un monumento in due volumi che è La storia della Sicilia di Francesco Renda. Bene, nelle prime pagine, la seconda pagina del primo volume, Francesco Renda, stiamo parlando di uno storico, non di un artista, non della direttrice del Guggenheim. Uno storico illustre. Uno storico illustre. Francesco Renda dice che in Sicilia c'erano i ciclopi. Andate a controllare. Dice che in Sicilia c'erano i ciclopi. Allora, io vi devo dire che quando io lessi questa cosa ero un po' risentito. Come sempre, nel pomeriggio andai da Elvira. Dico Elvira, ma una casa editrice seria pubblica un libro del genere che dice che in Sicilia c'erano i ciclopi. Risposta che mi agghiacciò. Perché non è vero? Perché non è vero? Bene, è difficile convincersi che viviamo nell'isola degli dèi. È difficile convincersi che abbiamo conosciuto degli dèi, perché questi erano degli dèi, perché riuscivano a parlare di quello di cui hanno parlato soltanto perché erano degli dèi, e gli dèi non conoscono il confine tra la realtà e l'immaginazione. Ora io vi leggerò una brevissima cosa di Gesualdo Bufalino. Gesualdo Bufalino, l'8 settembre, che tutti sanno che cos'è, venne fatto prigioniero dai tedeschi. Venne fatto prigioniero dai tedeschi, siamo nel nord Italia, e dal campo di concentramento dove i tedeschi lo avevano rinchiuso, venne salvato da una ragazza, una donna. Questa donna lo salvò, gli evitò di essere trasferito in Germania, quindi praticamente gli salvò la vita. Bene, lui racconta tutto questo e lo racconta come una cosa normale e fin qui tutto è normale, però poi dice: dopo un po' non si vide più, sta parlando della fanciulla, dopo un po' non si vide più, dissero che l'avevano presa i tedeschi e ammazzata. Dissero altri che viceversa s'era messa con un capitano di Coblenza, bellissimo, e faceva per lui in Piemonte la spia contro i partigiani. Chissà chi aveva ragione, chissà che ne è stato di lei. Sempre che sia mai in qualche modo esistita. Poiché vedete, io sono vecchio e ho tanto visto, tanto letto, tanto sognato negli intervalli brevi fra due insonnie. Forse Sesta Ronzon, la ragazza, me la sono figurata in un dormiveglia. E ha parlato di una donna che gli ha salvato la vita. Forse Sesta Ronzon me la sono figurata in una dormiveglia. Forse è solo fantasia mia quella bocca minuta e agra che mordicchia un ricciolo rosso e poi si spacca in un riso, quella voce che grida il mio nome, come il nome di un figlio rubato.
forse, ripeto, sta parlando un fatto reale, forse l'ho incontrata in un libro, forse l'ho incontrata in un libro. All'ufficio comunale, all'anagrafe di Sacile, mi hanno detto, l'ha nominato in oggetto, non è mai esistito. Gesualdo Bufalino. Ed è, insisto, la cosa straordinaria è che per lui, come per noi, noi siciliani, queste cose sono normali. Fortunate voi che vivete in un'isola dove si incontrano le sirene. Questa è la Sicilia e questo sono i siciliani. Vi dirò un'ultima cosa. Se ci tiene il microfono più. Vi dirò un'ultima cosa. Fino a alcuni anni fa viveva a Bagheria un cane. Questo cane accompagnava tutti i funerali, stava in piazza. Quando usciva il funerale l'accompagnava. Quando mi raccontarono questa storia, il mio bidello Santoro, io dissi, ah, che follia, cosa strana. E chiamai un altro mio collaboratore, Aiello, dice, Seppino, ma che è questa storia del cane che accompagna i funerali? Dice, meschino, accompagna un suo padrone. Cioè, mi dava come una cosa unica al mondo, un cane che sta accompagnando un funerale, è una cosa unica al mondo. Bene, Pino Aiello era per il baerioto, Pino Aiello, cioè per il siciliano Pino Aiello, questa era una cosa normale. Così come per Bufalino era normale che Sesta Ronson forse non era mai esistita. Grazie, grazie Nino. Questo devo dire, credo che sia una lettura bellissima, probabilmente perché è naufragata in una quantità di pagine, ovviamente, che sono state scritte e lette su Bufalino, però lì c'è tutta la sua poetica, cioè la realtà e la finzione. La pagina che è più viva e più vera addirittura della realtà che si immagina di vivere. Devo dire, tutta una poetica straordinaria concentrata in pochissime righe. Allora, Loredana, prego. Io devo dire che sono molto emozionata e volevo ringraziare intanto la Regione, Orietta Sorgi, Giulia Daviga, Etano Pennino, perché dopo 20 anni ci stanno facendo raccogliere un frutto che non speravamo più di raccogliere, conservando la memoria di un lavoro che spero, come ha detto Orietta Sorgi, arrivi alle scuole. Perché oggi pomeriggio, quando montavamo queste immagini con un estratto delle trasmissioni, naturalmente le trasmissioni duravano 30 minuti ciascuna, quindi è stato abbastanza difficile riuscire a concentrare, insomma abbiamo preso quello che ci sembrava più significativo per il vostro ascolto qui in auditorium. E il collega Sergio Mezzatesta, che ringrazio perché mi ha dato una mano a montare queste immagini, mi diceva, quando io ho studiato Bufalino a scuola non ne avevo capito il senso, adesso ascoltando questa intervista, perché lui l'ha ascoltata tutta, mi sono innamorato di Bufalino, quindi spero che queste trasmissioni arrivino veramente ai giovani e che diventino patrimonio di tutti. Ringrazio anche la RAI, Salvatore Cusimano, che con questa prima pubblicazione fatta dalla Regione, ma grazie al materiale della RAI, in qualche modo risarcisce un passato, diciamo, che poteva, un presente che poteva essere diverso se nel 92 la RAI non avesse chiuso la struttura dei programmi e non consentendo a tutti gli operatori culturali, a coloro che amavano la cultura, di fare altre trasmissioni come queste. E, purtroppo questi 20 anni sono passati e oggi, ascoltando queste trasmissioni, la riflessione che facevo è che sicuramente nessuno manderebbe più in onda una trasmissione di 30 minuti dedicati alla cultura, perché oggi cultura non se ne fa più tranne nei canali tematici o nei canali di nicchia. Quindi veramente questo si faceva prima in Sicilia, grazie anche al capo struttura Vittorio Lobianco, che è stato un amico del professore Buttitta. C'erano molte cose da cambiare, probabilmente molte cose da fare meglio, però si faceva cultura in Sicilia.
Spero che Salvatore Cusimano, che oggi ha un progetto di radiofonia da potenziare, da portare avanti, possa riuscire a riprendere un po' le sorti della Sicilia, grazie anche ai tanti operatori culturali e ai tanti appassionati di cultura che lavorano qui. Do la parola a Sergio, che poi volevo ricordare semplicemente che io e Sergio ci siamo incontrati alla fine degli anni '80 al Premio Mondello. Lui mi parlò di questo materiale che aveva e io pensai subito di proporre a Vittorio Lobianco questo cicli di trasmissioni, che furono tre. Lui accolse subito questa idea, e che ebbe poi anche una vetrina internazionale. Quindi parola a Sergio Palumbo. Facciamo dire Orietta, io dico. Orietta. Vuoi aggiungere Orietta qualcosa? No, prego. Poi magari. Prego. Beh, naturalmente anch'io mi unisco ai ringraziamenti, e ovviamente fa sempre molto piacere che delle cose che sono state realizzate, adesso passati più di 20 anni, tornino alla ribalta. E appunto abbiamo ascoltato poco fa, no? Sciascia che parla del ruolo dell'intellettuale nella società, che è appunto quello di stare all'opposizione rispetto al potere o al palazzo, ai palazzi, che spiega il fenomeno della sicilitudine a suo modo, dell'insularità degli scrittori siciliani, in cui la Sicilia diventa in realtà una metafora del mondo, riprendendo quel discorso che diceva Nino Buttitta. Vincenzo Consolo divide gli scrittori di tipo orizzontale da quelli di tipo verticale, a seconda dei segni culturali che ciascuno di essi si porta appresso, e indica nel barocco una cifra inconfondibile della propria condizione stilistica, ma anche di tutta o di buona parte della letteratura siciliana. E Bufalino, che si considera il cantore di una Sicilia come grande monumento funerario e sottolinea il valore della memoria, l'avete ascoltato, no? L'unica che a suo dire conserva quella che chiama il bis, e cioè la possibilità di rivivere. E poi Ignazio Buttitta, che si sofferma sul destino del dialetto, definendosi un moderno cantore di gesta che attraverso la funzione educativa e rivoluzionaria della poesia punta al riscatto del popolo siciliano. Ecco, sono questi alcuni degli argomenti che vengono affrontati dai quattro illustri scrittori in queste interviste, che ritengo emblematiche, intanto perché restituiscono non solo la voce, la viva voce di questi personaggi, devo dire emoziona sempre ascoltarli, ma perché sono una testimonianza unica sul loro modo di concepire la vita, di fare letteratura, di rapportarsi con la società. Qualche dato su questi programmi: il ciclo si chiamava La cultura e i suoi luoghi, e che lanciò a suo tempo una formula in qualche modo originale e anche innovativa nel campo delle rubriche radiofoniche. Si compone di tre cicli: La cultura e i suoi luoghi, propriamente detta, dell'89, su scrittori e poeti in Sicilia in 6 puntate, Momenti e ritratti di artisti del 90 su pittori e scultori in Sicilia in 12 puntate, e appunto L'intellettuale al caffè del 91, interviste a personalità della cultura italiana in 12 puntate. Il programma, andato in onda su Radio 2, fu più volte replicato con successo, come attestano anche i lanci dell'agenzia ANSA, i ritagli dei maggiori quotidiani siciliani del tempo, dalla Gazzetta del Sud al Giornale Sicilia, l'Ora, la Sicilia stessa. E come diceva Loredana, venne anche selezionato da Rai International per essere trasmesso allora negli Stati Uniti. Prendendo spunto da un paesaggio, una contrada, una città, un monumento, un ritrovo, nel primo ciclo della cultura e i suoi luoghi si parla di scrittori, poeti e artisti che durante la loro vita o nelle loro opere hanno avuto un rapporto occasionale o costante con la Sicilia: Messina, Ragusa, Tindari, Capodorlando, Siracusa, Barcellona, Pozzo di Gotto sono le tappe di questo viaggio, che fa incontrare Salvatore Pugliatti, Giuseppe Migneco, Sciascia, Vannantò, Bufalino, Quasimodo, Lucio Piccolo, Tomasi Lampedusa, Consolo, Vittorini, Nino Pino, Bartolo Cattafi, Beniamino Ioppolo. Ecco in dettaglio i contenuti di ciascuna trasmissione: Avanguardie culturali e librerie storiche a Messina, Quasimodo a Tindari, Siracusa, la città del mondo di Vittorini, Cultura e magia a Villa Piccolo, la campagna Iblea nella poesia di Vannantò, l'impegno civile e culturale di Nino Pino. Il programma in 6 puntate fu trasmesso per la prima volta su Radio 2 nel 1989.
In momenti ritratti di artisti, secondo ciclo, si parla di pittori e scultori e del loro rapporto con la Sicilia. Le interviste con gli artisti sono di volta in volta arricchite da commenti di critici, scrittori e poeti. Tutti, da protagonisti o testimoni privilegiati, hanno partecipato, ciascuno a proprio modo e con maggiore o minore fortuna, ai nuovi movimenti artistici del secondo dopoguerra fino alle più avanzate sperimentazioni dell'odierna avanguardia. Oltre a classici della moderna pittura e scultura italiana come Cappello, Mazzullo, Francesco Messina, Migneco, figurano artisti che hanno scelto di vivere e lavorare nell'isola come Enzo Celi, Freiles, Nino Leotti, Giulio Danna, maestri come Gio Pomodoro e San Tommaso che proprio in Sicilia hanno tenuto, pur non essendo siciliani, importanti mostre personali, e significativi pittori siciliani operanti fuori dalla terra natale, come Felice Canonico, Luigi Gersi, Togo. Il programma in 12 puntate andò in onda per la prima volta su Radio 2 nel 1990. E infine l'intellettuale al caffè, terzo ciclo, scrittori e uomini di cultura italiani parlano della loro vita, della loro opera e del loro rapporto con la Sicilia. Appunto Sciascia, Consolo, Bufalino, Ignazio, Buttitta, che sono raccolti in questi due CT, e poi anche non siciliani, che però parlano anche del loro rapporto con la Sicilia, ovvero Carlo Bo, Federico Zeri, Goffredo Pedrassi, Stefano D'Arrigo, Giuseppe Bonavieri, vabbè, D'Arrigo e Bonavieri sono pure siciliani, Strati, Saverio Strati, Norberto Bobbio e Valentino Bompiani. Sei autori appunto siciliani e sei non siciliani che vengono messi a confronto in modo da avere un'interessante rassegna di opinioni e giudizi sulla Sicilia e la cultura isolana. L'idea di riprendere nel titolo il caffè come luogo letterario risale appunto all'epoca dei lumi del XVIII secolo, che è motivata dal fatto di produrre cultura al servizio della società, di una cultura intesa come circolazione, ricezione e approfondimento di valori etici e spirituali. Questo programma andò in onda su Radio 2 per la prima volta nel 91. Ecco, da questo ciclo sono state tratte le interviste e le trasmissioni che sono comprese in questo cofanetto. Ogni programma ruota attorno all'intervista con l'autore cui è dedicato la puntata e contiene anche una scheda bibliografica, interventi critici, letture di testi spesso rari o inediti. In particolare a Loredana Caciccia aspettano ideazione e regia del programma, mentre per quello che mi riguarda ho lavorato più sui testi originali e sulle interviste. Le trasmissioni sono condotte, come avete potuto ascoltare dal filmato che abbiamo mostrato, dal montaggio anche sonoro, dagli stessi autori che si alternano nella lettura dei testi originali e talvolta anche nelle domande delle interviste. Diciamo che ho conosciuto e sono stati in rapporti con tutti questi scrittori che sono stati intervistati, con alcuni diciamo rapporti più confidenziali, meno con altri, ma sono sempre stati rapporti cordiali e fruttuosi. Queste conversazioni sono avvenute in incontri diretti a Palermo con Sciascia nell'86, a Messina con Consolo nell'85, con Bufalino a Comiso nell'85 e con Buttitta ad Aspra nel 1989. Tra l'altro vorrei ricordare a Nino che suo padre era amico di mio padre, e addirittura mio padre era nella giuria del premio Sicilia nel 53 a Messina con Pugliatti e Luca Pignato, e fu tra i giurati che gli diedero un premio e tutte registrate con il magnetofono. I master originali sono conservati nel mio archivio personale e queste precedono l'intellettuale al caffè e risultano pubblicate prima su quotidiani e riviste letterarie. Per esempio l'intervista che ho fatto a tuo padre, che poi è andato in onda alla RAI, è stata pubblicata anche su Tutto Libri e poi anche sulla rivista Poesia, oltre che sulla Gazzetta. Sciascia e Buttitta, d'altra parte, in queste interviste erano già morti, quando abbiamo pensato di fare questo ciclo. Il programma, a mio avviso, sfrutta bene quasi integralmente si nominati documenti sonori con un montaggio di regia che rende vivi e vitali le voci di questi quattro intervistati. Alla base di questo progetto c'era e c'è una ricerca di interdisciplinarità culturale e di plurilinguismo mediatico. Ogni strumento, carta stampata, radio, televisione, oggi internet, possiede un proprio codice linguistico e proprie regole formali, per cui un identico contenuto, a seconda del mezzo che si usa, assume esiti espressivi distinti. L'intervista, per esempio, realizzata nell'86 con Sciascia, nacque con una differenziata destinazione mediatica, scritta per la carta stampata, visiva e sonora per la radio, visiva per il documentario televisivo.
La medesima intervista, rispettando i diversi, diciamo, i peculiari codici linguistici, si può leggere appunto su un quotidiano, si può osservare in un apposito video perché all'epoca fu integralmente filmata, si può ascoltare nel programma radiofonico, l'intellettuale al caffè. Insomma, anche un'intervista può sdoppiarsi o triplicarsi sul piano della ricezione e dalle varie angolazioni viene fuori un ritratto a più sfaccettature di Sciascia, pur usando la stessa materia prima. Nonostante siano trascorsi 20 anni, proprio perché questi programmi vennero concepiti puntando a una dimensione metatemporale e metaspaziale, per molti aspetti ancora oggi mantengono valore e attualità. Ma soprattutto sono documenti esemplari sotto il profilo testuale e sonoro che offrono un piccolo contributo sulla più recente storia culturale della Sicilia e non solo della Sicilia. E vorrei concludere, a proposito di queste interviste, con una lettera che è inedita e che io leggo qui per la prima volta, di Stefano D'Arrigo. Una lettera che D'Arrigo mi inviò dopo aver fatto un'intervista. Come dicevo, queste interviste venivano fatte per la carta stampata, ma anche per la radio e la televisione. In questo caso l'intervista l'avevo fatta al Corriere del Ticino in Svizzera e poi la riprendemmo per la radio. Naturalmente l'abbiamo rifatta con D'Arrigo, questa intervista. Leggo la lettera, che è del 18/9/1989, da Roma. Carissimo Palumbo, credo sia Biagi a dire che una bella intervista è un articolo rubato. Sarà pure vero qualche volta, crederlo però è molto comodo. A me è successo raramente, difatti, anche per la mia antica insofferenza verso le interviste, che mi ha fatto sempre rifuggire da esse, eccettuate le occasioni, per così dire, storiche, come l'uscita di Orcinus Orca e di Cima delle Nobildonne, e la prima di Orcinus Orca a Tormina, che lei sa. Di potermi riconoscere a tal punto in un'intervista da considerarla alla stregua di un mio articolo. Dubito, intendo dire, di poter scrivere un'auto-intervista come questa sua intervista, così priva di impunità e di sbavature per varie ragioni inquietanti. Un'intervista poi conclusa così, con quel richiamo al murale di Luigi Gersi su Ciccina Circè che passa Andrea Cambria per lo Scilla e Cariddi, che mi riempie di orgoglio e di felicità. Perché quel murale, nella sua gloria di evento pittorico, affidato alla perpetua stupefazione di chi oggi, domani, sempre alzerà gli occhi a quella parete, ha fissato in sé anche una gloriosa immagine, vista, non scritta, dell'Orcinus, con tutte le affettuosità mia abbia suo, Stefano D'Arrigo. E siccome D'Arrigo ci ha messo 20 anni, forse anche più, per scrivere l'Orcinus, voi capite che per me è motivo di orgoglio, ecco, apprendere da D'Arrigo che insomma questa intervista gli è piaciuta così tanto. Grazie. Grazie Orietta, prego. Allora, noi non abbiamo, devo dire, non so se quando abbiamo avviato questo progetto eravamo così sicuri che l'esito sarebbe arrivato e che avrebbe avuto questa rilevanza. Da parte nostra, io penso che è vero quello che è stato detto da tutti, anche da Sergio, ovvero che oggi il linguaggio è molto cambiato, sono cambiati gli strumenti della comunicazione e immaginare di poter usare gli stessi contenuti sotto altre forme è estremamente impegnativo. Ciò non significa neppure, per la verità, che bisogna rinunciare e che questo tipo di produzione letteraria possa essere considerata esclusivamente di nicchia. Io lo considererei un errore. Non è una nicchia ed è semmai nostro dovere, cioè farla diventare oggetto, diciamo, di diffusione la più ampia possibile. Proprio per questo credo che i processi e la tecnologia bisogna utilizzarla proprio per riuscire a portare più possibile lontano dalle nostre teche meravigliose, ben organizzate, se volete. Noi stiamo costruendo una quasi completa, bellissima a vedersi, tutta bella sistemata, ma insomma sarebbe una magrissima soddisfazione sapere che lì c'è contenuto la storia di un pezzo di umanità, se non la portiamo verso gli altri, no? E quindi noi abbiamo il dovere di continuare a puntare sui progetti che abbiamo elaborato. Eccola, per farla breve, noi abbiamo fatto questo un grande progetto, diciamo, di digitalizzazione e di ostensione a tutti di questi materiali. Questo progetto, diciamo, attualmente è in fase di stallo, è un
un peccato perché ci abbiamo lavorato per più di 3 anni, insomma, e adesso speriamo che, siccome l'ha detto il capo di gabinetto, io mi permetto di, diciamo, di fare un richiamo alla politica, perché la politica si occupi di cultura anche nel modo in cui noi gliel'abbiamo proposto, cioè rivalutando questi materiali, come diceva anche Loredana, perché se poi dobbiamo consolarci che questa è l'isola degli dèi, ma lo sappiamo soltanto all'interno dell'auditorio, quando ci facciamo quattro incontri, diciamo, con i testimoni, mi pare un po' troppo poco. Ecco. L'idea è proprio quella di un archivio con l'idea della comunicazione, di un archivio che non sia solo una scatola chiusa di contenuti, che non sia mera conservazione, ma che sia proprio rivolto sempre alla comunicazione, proprio in conformità col concetto stesso di memoria. E qua il mio maestro, il professor Buttitta, ce lo ha insegnato, e proprio nell'ottica della restituzione abbiamo sperato e continuiamo a sperare che questa sia la prima di una lunga serie di piccole pubblicazioni che appunto restituiscono al grosso pubblico, e quello anche di un portale contemporaneamente che metta in linea, e così in ogni tempo, in ogni luogo, si possa apprendere e conoscere questo enorme patrimonio che è la RAI, i magazzini, le teche della RAI. Io concludo, perché anche perché so che sia il professore che il dottore Scimea hanno un altro impegno, non posso, dico, mi sono indebitamente presa tutti i meriti dell'iniziativa, ma mi pare doveroso estenderli a quelli che sono i miei collaboratori, perché dietro ogni fatica c'è un lavoro silenzioso che non voglio, voglio ancora ricordare l'attività e la fatica quotidiana di Massi Ribaudo, Gabriella Caldarella, Edoardo Agello, Fabio Militello, che ha confezionato in maniera così elegante questo piccolo volume. Edoardo Agello si è occupato della grafica, Massi e Gabriella hanno inventariato questo enorme patrimonio, Maurizio Zerbo le ha scoperte, e poi tutto lo staff dei miei collaboratori, Pier Antonio Passante, Filippo Picone, Salvo Zangara, che sempre mi aiutano e sostengono ogni iniziativa. Devo ancora ricordare che questo lavoro, come ha detto Salvatore Cusimano, è stato inaugurato da Francesco Vergara, che ringrazio, ed è qui, che allora era coordinatore aperto del centro, dirigente coordinatore, felicemente portato a termine da Giulia Davi. Li ringrazio tutti, perché almeno siamo arrivati a questo, in tempi di magra siamo arrivati a questo piccolo risultato. Speriamo nei prossimi, con l'augurio che si possa. Prego, Loredana. Che poi ho una domanda semplice da fare a Nino Buttitta, dal Doscimè, per chiudere. No, io soltanto visto che Orietta ha ringraziato i suoi collaboratori, io ci tengo molto a ringraziare, tra l'altro è presente Enzo Consoli, che è un nostro tecnico, è andato ormai in pensione, che ha lavorato a tutte le trasmissioni che abbiamo fatto insieme con Sergio, e anche Gabriella Guarnera, che è programmista e regista. Chi avrà la bontà e la voglia di ascoltare i CD troverà la voce di Gabriella, che è una delle più belle voci italiane, che interpreta diversi testi poetici e letterari. Grazie. Vero. Ecco, diciamo, io ho ringraziato i miei collaboratori, non vorrei che poi mi fischiassero uscendo da qui, però ricordo per tutti Eliane Scheri, che è stata l'assistente che ha affiancato Gabriella Caldarella, Massi Ribaudo, Salvatore Cusimano, che è un grande cronista, e lo vedrete in una versione giovanile, anche me vedrete in una versione giovanile. Questi scherzi della RAI. Invece volevo chiedere a Nino Buttitta e ad Aldo Scimè: che cosa vi manca di Bufalino, di Sciascia, di Consolo e di Buttitta? Questa la pagheranno duramente. Una lettera di punizione è già partita. Prego, prego, lasciate, per favore togliere, sentiamo Aldo. Prego. Ma è una domanda imbarazzante. Cosa ci manca? Ci manca tutto, insomma. Una parte della nostra vita se n'è andata, e ci sfugge, insomma, perché la vita, il dramma della vita è questo, che sfugge poi. Non riusciamo, io perlomeno, non riusciamo ad afferrarla nuovamente. Abbiamo vissuto un periodo effettivamente eccezionale, che meriterebbe di essere raccontato. Chissà, forse ci proveremo. Sì, è vero.
guardandosi attorno, non c'è da sorridere. Per questo te l'ho chiesto. però, ritorno a quello che dicevo all'inizio, la consapevolezza. Assumere consapevolezza del fatto che noi, grazie a questo patrimonio di cui abbiamo parlato, abbiamo salvato una parte fondamentale della storia della Sicilia, significa assumerne consapevolezza, significa che siamo pronti ad aprirci a un futuro che sarà sicuramente diverso di quello che in questi giorni ci inquieta. Grazie a tutti e buona serata.